Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Il recente caso di Giovanna Pedretti, ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano, ha scatenato un'ondata di polemiche e dibattiti, coinvolgendo figure come Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. La vicenda ha assunto contorni drammatici con la morte di Pedretti, dopo che la sua risposta a una recensione omofoba e abilista è diventata virale. La Pedretti aveva risposto a un commento dispregiativo pubblicato sul profilo della sua pizzeria, invitando il cliente a non tornare. Il suo gesto è stato inizialmente lodato sui social media e ripreso da diverse testate. Tuttavia, dubbi sulla veridicità dello screenshot sono stati sollevati da Lorenzo Biagiarelli, noto chef e compagno di Selvaggia Lucarelli, tramite il suo profilo Instagram. Biagiarelli ha suggerito che il post potesse essere una mossa di marketing basata su tematiche sensibili come l'omofobia e l'abilismo. In seguito, Lucarelli ha rilanciato le accuse del compagno, aggiungendo ulteriore credito alla teoria della manovra pubblicitaria. Questo ha scatenato una tempesta mediatica contro la Pedretti, culminata con la sua morte, apparentemente volontaria, nelle acque del Lambro. Il ruolo di Lucarelli e Biagiarelli nell'accaduto è stato oggetto di accese discussioni. Molti hanno condannato la coppia per aver contribuito alla gogna mediatica, una reazione esacerbata dai loro post difensivi successivi alla notizia della morte di Pedretti. In questo scenario complesso, emerge una prospettiva difensiva di Selvaggia Lucarelli da parte di Vittorio Feltri sul giornale. Feltri sostiene che, pur ammettendo il modus operandi discutibile della Lucarelli, attribuirle la colpa della tragedia è ingiusto. Secondo Feltri, l'opinione pubblica, sempre pronta a linciare, sta ora rivolgendo le sue critiche contro la Lucarelli dopo aver attaccato Pedretti, sottolineando il pericoloso ciclo di linciaggio mediatico. La figlia della ristoratrice, Fiorina Davino, ha espresso il suo dolore e la sua rabbia contro Lucarelli, accusandola di aver contribuito alla pressione mediatica che ha soffocato sua madre. Il caso Pedretti solleva interrogativi profondi sull'impatto dei social media e della gogna pubblica, sottolineando la complessità e le possibili conseguenze devastanti delle interazioni online. In questa vicenda, voi da che parte state? Condannate o difendete Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!